Roma City ha solo planato in questo campionato, mai un picco vero e proprio, mai una discesa ardita. Serve smuovere qualcosa, ma il Sora, da neopromosso e con merito, vede la salvezza diretta e vuole ancora lo sfizio del colpaccio. È primavera, la svolta di una stagione. Buona domenica da Gabriele Cascella, questa è Roma City Sora, 28esima di Serie D. L'indietro riesce a colpire bene il pallone, Ingretolli prolunga quasi di torretta verso Di Renzo che lotta, prova a portarla via, alla fine ci riesce a Mastrantoni, Di Renzo, zona tiro, poi in buca, la palla è buona per il tocco morbidissimo di Bonello che porta avanti la Roma City subito. Allora vediamo se sono stati bravi a risalire la corrente quelli della Roma City. Artur Dinis è in gioco secondo l'assistente, lo scarico di Renzo è in zona tiro, si prepara la conclusione che sbatte sulla schiena di un difensore del Sora, si impenna. Marca zona il Sora, muove il pallone Capece, lo scarico per Di Renzo, alto. E Di Renzo, angolo battuto velocemente, messo dentro l'area di rigore di testa, è andato in cielo Di Renzo, ma è tutto fermo, offside. Va Di Giglio sopra la barriera, eccola qui la prima parata di Di Chiara che si allunga sulla sua sinistra, ci mette le mani. Palla molto alta, attenzione a Franco Veron di testa, parabola diabolica che batte Di Chiara, 1-1. C'è Lord Martei che allarga, Tribelli, lob dentro l'area di rigore, Didio aggancia un pallone impossibile, poi si gira dentro l'area di rigore, un gol fantastico di Didio che uncina un pallone impossibile e lo fa ricomparire alle spalle di Di Chiara. Artur Dinis, 2 di recupero, 120 secondi ancora da giocare in questo primo tempo, Trasciani mangia la merenda all'avversario, guadagna il fondo, palla messa forte dentro l'area di rigore, non ci credo, cosa si è mangiato Di Renzo? Di Giglio riparte il Sora, attenzione perché corre veloce Tribelli, non lo tengono dentro l'area di rigore, c'è Didio tutto solo, la palla arriva proprio al numero 10 che si coordina e calcia, miracoloso Di Chiara. Ma City, Kodromaz valuta le opzioni migliori, sceglie la verticale verso Di Renzo che vince il rimpallo dentro l'area di rigore, Di Renzo morbido, Di Renzo solo esterno della rete. Rade le maglie arancioni, praticamente costantemente uno contro uno con quelle bianconere sulla linea difensiva. Bonello, uno sguardo al centro, adesso i centimetri sono tanti e di testa l'ha presa Di Renzo, mato da Lord Martei che lo porta un po' a spasso. Capece non si addormenta, anzi sì, grande intervento da dietro di Capparella che scippa un grande pallone a Capece e punta anche la porta. 3 contro 2, Capparella calcia! 10, Todisco, cross altissima al secondo palo, Becale e Ingretolli quasi a darsi fastidio, sono troppi quasi quelli della Roma City. Ingretolli mette dentro, Sparacello, stop, poi calcia, c'è stata deviazione, non è arrivata la testa di Di Renzo, sarà corner. Va dentro Vasco, la palla sfila, il miracolo di Crispino e alla fine la buttano dentro, l'ha messa dentro, indovinate chi? Di Renzo che torna a fare Di Renzo e scrive 2-2, di rapina. La palla filtra, Di Renzo dentro l'area di rigore, controcross al secondo palo, Ingretolli, anticipato, non è finita, calcia Vasco, Sparacello! Alto, però non può evitare questa rimessa laterale, già battuta della Roma City. Bonello in estirada, cross di Becale, Sparacello, Crispino, di puro istinto non è finita. Di Renzo calcia, doppia occasione per la Roma City, il più lontano possibile dalla sua porta. E ci riesce perché Alessandro Femia manda i titoli di coda su Roma City Sora, 2-2, pirotecnico e frizzante.